La frase pronunciata da Marcello Mastroianni nell'indimenticabile 8 e mezzo di Federico Fellini sembra quasi il testamento spirituale del regista riminese che avrebbe festeggiato proprio oggi i suoi 100 anni. Per questo gli studenti del triennio del liceo scientifico artistico Galileo Galilei di Bitonto, accompagnati dai docenti Paola Di Gravina e Domenico Saracino, hanno realizzato uno spot dedicato proprio a Fellini, proiettato durante gli Open Day dello scorso weekend, partendo dalla analisi dei film più iconici del maestro, dalla Dolce Vita a 8 e mezzo, da Casanova a Satyricon, con una mescolanza tra sogno e realtà, gli studenti hanno rievocato alcune scene dei film utilizzando come set gli ambienti e i laboratori della scuola, trasfigurati in un sogno felliniano. Grazie alle competenze scolastiche, tutti si sono ritagliati anche i propri ruoli tecnici: registi, operatori, addetti alle luci, costumisti, truccatori e alle colonne sonore, con la supervisione del professor Francesco Paolo Luiso. I ragazzi che si sono adoperati come fotografi di scena hanno anche allestito una mostra fotografica con 100 foto scattate durante il backstage. Gli alunni del biennio, inoltre, con i docenti Emanuela Ibba e Pasquale Gadaleta, hanno realizzato dal vivo locandine e piccole sculture ispirate dai tanti titoli della filmografia felliniana. Gli eventi scolastici sono stati inoltre patrocinati dalla Fondazione Fellini 100, che ha promosso iniziative in tutta Italia. E domenica, in occasione degli Open Weekend messi a punto dalla docente coordinatrice Raffaella Pice, grazie alla disponibilità della dirigente Angela Pastoressa.